Quando Tifone ci ha attaccato sull'Isola d'Oro, ci ha sopraffatto. Solo l'arrivo di una nuova divinità ha potuto salvarci. Ma perché eravamo soli? Perché ci serviva una nuova divinità? Perché gli dèi erano, come sempre, divisi. Zeus e Ade erano nell'oltretomba. E Poseidone? Chissà che cosa stava facendo. Dopo l'attacco dei Tifone, i fratelli litigarono perché non si aiutavano mai gli uni con gli altri. Gli animi si sono scaldati, parole forti sono state pronunciate. Infine Zeus ha detto agli altri dei di trovarsi un loro regno, se non si fidavano di lui. E così se ne sono andati. Poseidone ha fatto emergere dal mare un'isola distrutta, un prototipo fallito e abbandonato da Dedalo. Gli dei che hanno seguito Poseidone l'hanno plasmata e si sono insediati lì. Ma la catastrofe ha colpito il resto del mondo. Terremoti, incendi, alluvioni. L'umanità è sprofondata nel caos mentre gli dei litigavano. Sparisci, uccellaccio. Sono qui per vedere Fenix, non una fenice. Va tutto bene, Fosforo. Perché non vai a sgranchirti le ali? Salve, dea della coesione. Non resta più molta coesione ormai. I mortali soffrono e Zeus è furioso. Ho provato a contattare Poseidone, ma Zeus mi ha confinato qui. Me ne sto qui con le mani in mano cercando di imparare la lingua delle ninfe. È troppo orgoglioso, Fenix. Vuole che loro tornino di propria iniziativa, non vuole che un altro dio risolva il problema. Ma come posso essere la dea della coesione se non riesco nemmeno a tenere insieme il Pantheon? Mi sento così inutile. E i mortali hanno bisogno di noi. Mi dispiace, campionessa. Campionessa! Aspetta, forse ci sono. Non possiamo interferire direttamente senza fare arrabbiare Zeus. Ma forse troveremo il modo di aiutare se qualcuno aiuterà noi. Qualcuno a cui dare una piccola ispirazione divina. Il bacino divinatorio! In queste acque possiamo vedere l'intero mondo mortale. Forse troveremmo un campione in grado di convincere tutti gli dei a tornare. Ma a quale mortale possiamo affidare una missione per riunire gli dei? Buongiorno, Atena. Buongiorno, Ares. Non litigate, eh? Buongiorno, Fenix dell'Olimpo. Scusa se non ti ho ancora scolpito. Ecco, lo scultore... Beh, c'è stato un altro terremoto, come quello che ha coinvolto la mia famiglia e... Ma si va avanti. C'è del lavoro da fare e so che anche voi dei siete molto impegnati, ovunque voi siate.
d'accordo? Ti sei salvata da sola! Che prontezza! Ehi, c'è qualcuno? Sono io, Phoenix. Ah, un altro sogno delirante. O forse alla fine sono impazzita per la solitudine. Meraviglioso. Ti convince, Phoenix? A me sembra un po' strana. Ash, il tuo amore per gli dèi è fervente. Lo vediamo fin dall'Olimpo. Ma anche in questi tempi bui decidi di servire gli dèi. Perché? Perché abbiamo bisogno di voi. O perlomeno io. Mi date speranza. E credo che voi abbiate bisogno di noi. Forse non nello stesso modo, ma... Certo che abbiamo bisogno di voi, Ash. Ora come non mai. Ascolta, hai mai preso in considerazione l'emozionante carriera di campionessa? Come si comincia? Si smette di fare domande e si sale sulla barca magica. Il resto viene da sé. Andiamo! L'armatura calza a pennello! Come faceva Athena a conoscere la mia misura? Sa un sacco di cose, è il suo mestiere. Capito. Ah, sei qui, campionessa. Benvenuta su Isola Pirite, Ash. Il prototipo perduto di Dedalo. Poseidone l'ha fatta emergere dal mare e ora è il regno degli dei perduti. Wow! Ok, Ash, ci siamo. Devi trovare gli dei perduti e aiutarli a comprendere che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Eccomi. Posso farcela? Forse. Iniziamo con dei doni. C'è qualcosina per te quassù. Sulla testa! Wow! Questo non mi piace! Lascia che le armi guidino le tue mani, Ash! Darai del filo da torcere ad Ares in men che non si dica! Ugh!
magiche, ma... dove hai imparato a combattere così? Ecco... Se sapessi già cosa fare. Se questo è un sogno delirante, almeno è divertente. Ah, c'è qualcosa di speciale in te. Questa roba? Ehi, Ash, dà un'occhiata a quell'altare. Ash, se pregherai a questi altari, essi ti aiuteranno nella tua avventura. Ok. Ehi, forse posso usare qui la robaccia che i mostri hanno lasciato. Ehi, non è robaccia. E sei davanti a un altare, magari sii un po' più rispettosa. Ops. Scusa, sono solo emozionata. Ok. È proprio come pregare al tempio. Cerca di non farti intimidire dal fatto che ora gli dei ti rispondono, Ash. Vi prego, dei, vegliate su di me. Fantastico! Mi sento così potente, come se potessi camminare in aria, come se potessi combattere in aria.
Credo che nemmeno Hermes potrebbe fare un salto così lungo. Ma io sono la dea della coesione, no? Beh, ecco un ponte bello coeso. Aspetta, non sono molto esperta. Per Ade, quello che cosa è stato? Phoenix, ci sei? Non lasciarmi sola di nuovo! No, Phoenix, che imbranata! Un uccello parlante! Cosa? Ehi, non sono un uccello! Sono Atena, dea della saggezza. Scusa le mie sembianze di civetta, ma non voglio che Zeus sappia che ho messo becco in questo caos. Beh, pare che dovrò darti una mano, visto che Phoenix ha già fatto casino e spezzato la vostra connessione. Non si va in giro a fare miracoli a destra e a manca. Perché no? Phoenix è una divinità? E chi non lo è? Ascolta, per usare i nostri poteri in questo mondo, a noi dei servono prima delle offerte. Altrimenti si perde l'equilibrio. Terremoti, alluvioni, cibo troppo speziato. Quindi, se faccio un'offerta appropriata, posso ripristinare la mia connessione con Phoenix? Oh, chi può dirlo? Io. E sì, a Phoenix piacciono le olive e le olive dell'albero di Moria sono sacre. Prova con quelle. Oh, e poi una volta ho provato a sacrificare Phoenix in un santuario dell'albero di Moria. Niente domande, ma Phoenix capirà l'ironia? Dà un'occhiata a quegli ulivi. Poi fa un'offerta a un altare. Ci vediamo dall'altra parte, se voi due non combinate un altro casino. What?
una civetta che è anche lei una divinità su un'isola magica. È tutto normale. Vi prego, dei, vegliate su di me. Phoenix, divinità dell'Olimpo e... capo? Ti offro umilmente queste olive. Ecco. Ash, ce l'hai fatta! Hai ripristinato la nostra connessione! Phoenix, rieccoti! Sì, Athena ha detto che non si possono fare miracoli senza offerte, quindi spero che le olive ti siano piaciute. Athena e le sue olive. Non smetterà mai di farmelo pesare. Meglio andare a vedere cosa ha da dire, campionessa.